Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing e recensione. Oggi vi propongo Naruto Uzumaki in scala 1 a 6 della TVZero, quella che dicono essere la miglior figure dedicata al Naruto della prima parte dell'anime e del manga. Se è davvero così ragazzi, andiamo a scoprirlo insieme. Iniziamo dal box art di dimensioni ridotte rispetto alle normali scatole di Hot Toys e simili, ma non per questo inferiore in termini di qualità. Sul fronte della scatola troviamo un Naruto nella sua iconica posa durante l'utilizzo del Rasengan, contornato da uno sfondo con effetti di fumo e vento. Nella parte inferiore del front, il logo e gli effetti di colore arancione che lo mettono in risalto. Sul retro invece presenta una sorta di anteprima degli accessori contenuti all'interno della scatola. Il box può essere aperto al libro, per rivelare sulla sinistra un'altra immagine di Naruto con la relativa scritta Naruto Uzumaki in senso verticale. Sulla destra invece è possibile intravedere da una finestra un'anteprima della doll del suo blister protettivo con i relativi accessori che adesso andiamo ad unboxare. Per quanto riguarda gli accessori, TVZero fornisce questo Naruto di due volti intercambiabili, tre considerando quello montato sulla doll, il borsellino Gamachan, effetto Rasengan, quattro paia di mani intercambiabili, la collana del primo Kage, due kunai e quattro shuriken. I volti intercambiabili sono praticamente perfetti, la verniciatura è impeccabile, non c'è nessun segno di sbavatura e vanno a riprendere quella che è l'espressività del Naruto che tutti conosciamo dalla prima serie dell'anime. Verniciatura perfetta anche per quanto riguarda l'interno della bocca in questo caso e gli occhi invece nell'altro volto. Gamachan è il portamonete di Naruto, anche in questo caso riprodotto fedelmente da TVZero, una forma quasi sferica, la colorazione verde e le zampette mobili in plastica morbida. Purtroppo non è possibile aprirlo e sulla parte frontale ha questa dicitura in kanji giapponesi che stanno a significare portafoglio di Naruto. Anche questo è un bellissimo accessorio. L'effetto Rasengan è costituito da una sfera in plastica al cui interno sembra avere degli effetti simili alla cristallizzazione. Anche esso molto ben realizzato, con questi effetti all'esterno della sfera che danno più movimento al tutto, e come potete vedere da questa parte c'è il peg che poi andrà collegato ad una delle mani che andremo a vedere fra poco. Per quanto riguarda le mani intercambiabili, abbiamo, come vi dicevo, 8 paia di mani, di cui 2 rilassate, 2 per adibite al lancio dei kunai, 2 per le copie per il Kagebushin no Jutsu e 2 per l'effetto Rasengan. Queste infatti hanno una fessura su cui è possibile appunto applicare il Rasengan in questo modo. Mani che sono comunque scolpite in modo perfetto, non vediamo tantissimi dettagli perché stiamo parlando comunque di un personaggio tratto da un anime. Unghie scolpite e verniciate, ottimo lavoro anche per queste mani. Altro accessorio che fa capire quanto TVZero sia stata attenta ai dettagli nella realizzazione di questo Naruto è la collana del primo Kage, che viene data in dono al Naruto nella prima serie da Tsunade. Nulla di particolare da dire, questo filo è in tessuto e la collana è un semplice cristallo azzurro. Per quanto riguarda i kunai, anch'essi sono sempre in plastica, ovviamente, realizzati con una verniciatura metallizzata, senza alcun segno di usura, almeno sembra non ce ne siano. Impugnatura, anch'essa verniciata e anche al tatto dà un buon feedback. Quindi anche questi mi piacciono molto come sono stati realizzati. Ottima fattura anche per quanto riguarda gli shuriken, anch'essi in plastica e riverniciati con una vernice metallizzata, nessun segno di usura e spigoli abbastanza appuntiti, anche questi dei bei oggetti. È il momento ora di analizzare la doll partendo dalla testa con questo terzo viso intercambiabile che vi porta a un'espressione più seria, più cupa di Naruto. Anche in questo caso verniciatura impeccabile, avrei forse reso un po' più visibili le labbra, ma comunque nulla da dire anche per quanto riguarda il coprifronte, questa parte metallizzata che come vedete riflette bene la luce, mentre il resto è in plastica morbida qui sulla legatura, insomma sul fiocco del coprifronte, della fascia. Non ci sono sfumature né sui capelli né sul volto, quindi va a richiamare
quelli che sono le colorazioni tipiche dell'anime. E nel globale sono molto contento di questa testa, con le proporzioni leggermente più grandi rispetto al resto del corpo, ma in molti personaggi tratti da anime e manga comunque questa cosa, questa caratteristica è sempre evidente. Per quanto riguarda invece il resto del corpo, è in plastica dura ovviamente, e i vestiti sono in tessuto, molto fedeli a quello che vediamo nell'anime. Qui sul retro vediamo il simbolo del clan Uzumaki, e anche questo accessorio, che non ho mai capito ragazzi che cos'è, alcuni dicono un fischietto, altri un pennarello, dicono che questo sia una sorta di portarotolo, anch'esso è morbido e comunque vedete può essere comunque posato e sistemato come meglio vogliamo in base alla posa che diamo a Naruto. Questa cerniera, la zip, purtroppo non è apribile, ma è soltanto scolpita ed è resa comunque molto bene, come tutte le cuciture, come quelle delle maniche, che sono appunto cucite, non è possibile allungarle, e in questo modo va a nascondere la giuntura, il peg del gomito, dell'articolazione. Andiamo avanti verso i pantaloni, dove troviamo sul retro questa borsetta che non è possibile aprire ed è in plastica dura e non morbida, come ad esempio abbiamo visto in Kakashi di Rocket Toys, così come il porta kunai, anche qui è duro, non è morbido, ma comunque è leggermente mobile sulla gamba del nostro Naruto. Per quanto riguarda invece la parte finale, quindi i pantaloni anche in questo caso sono cuciti, e le scarpe sono comunque molto fedeli a quelle dell'anime, con le suole anche qui curate in ogni dettaglio. Quindi ottimo lavoro. Per quanto riguarda anche i piedi, anche in questo caso unghie scolpite e verniciate, sono molto contento della resa finale di questo Naruto. Una piccola chicca è la presenza del, come vedete al di sotto della tuta c'è la maglietta nera, anche questa in tessuto, e il sigillo con gli 8 trigrammi, quindi anche qui un piccolo dettaglio che comunque fa la differenza. Ottimo lavoro per quanto mi riguarda per TriZero. Andiamo ora a vedere le articolazioni. Nel frattempo, come potete vedere, ho cambiato il volto a Naruto, così potete godervelo anche in questa sua versione. Iniziamo dalla testa, che può ruotare a 360 gradi, in basso fino a qui e in alto fino a qui. Può girare anche in questo senso. Poi il torso, che come potete sentire dall'articolazione, può ruotare e può piegarsi in avanti e indietro, quindi un'ottima mobilità anche del torso. Spalle, ovviamente butterfly joint, avanti e indietro, gomito con una doppia articolazione, quindi sopra i 90 gradi. Ovviamente anche i polsi sono personalizzabili come vogliamo, dall'altra parte stessa cosa ovviamente. Per le gambe possono andare fino indietro, attenzione però alla cucitura dei pantaloni, in avanti anche un po' più su di qui, ma non voglio forzarla troppo. Doppia articolazione al ginocchio anche in questo caso, quindi oltre i 90 gradi, è una fantastica articolazione anche per le caviglie, che possono muoversi in questo senso, piede in avanti, piede indietro, ma la punta del piede purtroppo non è articolata. Eccolo a confronto con altre due doll tratte da Naruto Shippuden, ovvero Kakashi e Itachi di Rocket Toys. Come vedete ci sta molto bene e le proporzioni con le altre due doll vengono opportunamente rispettate.
Ed eccoci qui alla fine del video, ragazzi, ai saluti finali e al verdetto su questo Naruto Uzumaki della Tri-Zero. Vi dico subito, per me è un 9 pieno. Un 9 pieno che avrebbe potuto meritare qualcosina in più, se non per qualche piccolo difetto che vi dirò fra poco. Sono veramente felicissimo che faccia parte adesso della mia collezione. Ringrazio come sempre il Colosso dei Nerd che è riuscito a recuperarmene una copia. È un Naruto praticamente quasi perfetto, rispondendo alla domanda che ho fatto nell'introduzione se fosse il miglior Naruto Uzumaki in 1 a 6 per quanto riguarda almeno la prima parte dell'anime, quindi con Naruto ancora bambino. Secondo me lo è definitivamente. È perfetto nelle proporzioni, i tessuti, i materiali che vengono utilizzati rendono al meglio il Naruto originale. Ha una grossa possibilità di personalizzazione, visti gli accessori che vengono dati in dotazione e le facce intercambiabili. L'unica pecca che fa perdere un mezzo punto abbondante è la mancanza di una basetta. Voi sapete quanto io odi determinati tipi di basette, ma in questo caso ci sarebbe voluta una piccola basetta, insomma, per coronare questo gioiellino. Quindi Tri-Zero, magari per le prossime volte, una basettina metticela pure. Per tutto il resto, ragazzi, io non ho nulla da dire, verniciatura impeccabile, articolazioni perfette, proporzioni eccellenti, nulla da dire. Quindi sono veramente felice che sia entrato a far parte della mia collezione di Naruto. Arriveranno altri pezzi, voi lo sapete, sia da parte di Rocket Toys che di Tri-Zero, quindi rimanete sul canale se siete interessati. Oltre a questi, ovviamente, tantissimi altri pezzi, come sapete, sul mio canale l'argomento principale è questo delle 1 a 6. Detto questo, ragazzi, fatemi come sempre sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto, ho cambiato qualcosina, quindi fatemi sapere quali sono i vostri pareri su queste cose e cosa pensate di questo Naruto, che secondo me è un pezzo imperdibile. Detto questo, ragazzi, come al solito ci vediamo al prossimo contenuto, statemi bene, a presto!